Los Angeles Truman per una delle sue ultime battute della competizione presidenziale. 25 voti gli deve dare la California, in base al sistema elettorale statunitense. E allo stadio di Gilmore, gremito da 16.000 persone, egli parla. Sostiene che votare per il terzo partito equivarrebbe a fare il gioco dei repubblicani. Il discorso è giudicato il più importante tra quanti egli ha pronunziati durante la campagna. Los Angeles ancora, il giorno seguente. È la volta di Thomas Dewey. Con l'avvicinarsi delle elezioni, lo schieramento dei partiti diventa sempre più netto. L'assieparsi della folla sembra anticipare i responsi dell'urna. Simbolo dei repubblicani, l'elefante porta per le vie il ritratto del candidato. Poco prima che nello stadio di Hollywood, Dewey prenda la parola. Noi vogliamo, egli dice, che l'America narri al mondo la storia delle proprie libertà. E al termine del discorso, che è promessa di pace, il candidato intona l'inno God Bless America. Dio benedica l'America.